Allora, siamo di nuovo a pesca e siamo ancora a Molitalia per provare sempre a Method e teleferica. La lenza per il Method è così: pastoratore Method, semplice, questo è 30 grammi, una perlina, una girella e due finali muniti di più ami. Io ora ne ho innescati 6, è un po', diciamo, antisportivo, però alla fine a me serve per sbrigarmi a fare l'esca. Quindi bisogna pensare alla resa invece che al resto per ora. Sull'altra canna invece la teleferica è già lanciata, abbiamo una treccia in bobina. Ho già lanciato il piombo da circa 100 grammi e abbiamo il finale. Abbiamo una girella da 80 libbre con un segnalatore che ho messo io vicino alla girella, appunto per vedere quando il pesce si avvicina a riva. Un finale dello 0,50 di circa 1,80 m, un cavetto da 25 libbre con doppio amo 3,0. E adesso aspettiamo, prepariamo la pastura e aspettiamo se mangia qualcosa. Ah, la pastura è fatta, prepariamo, eccola, un pastarello della giusta consistenza. Si prende la pala di pasta, si appoggia nel pasturatore e ci si mettono dentro gli ami. Questo è l'innesco per la pesca Method.
Allora, dato che a metodo non va tanto bene, ho deciso di prendere un altro mugine che avevo pescato, che era morto, qua un filetto, condizione che solitamente uso di notte, però male estremo come veniva. Thank you.
pescata di oggi finita, a modo la nostra postazione senza aver lasciato a giro l'ozzo, non è pieno. E com'è andata? Insomma, così, diciamo che ho pescato a feeder, speravo di prendere più muggini, ma c'erano i delfini in giro nel porto e quindi non girava molto pesce esternamente. Internamente non si sa. E niente, ho preso un cefalo discreto, l'ho innescato e niente, subito dopo ne ho preso un altro che ho messo in nassa, ma nel frattempo ho preso il serra, si dovrebbe vedere nel video, il serracchiotto sarà un chilo circa, e quando ho innescato il secondo cefalo, probabilmente lo stress e tutto, il cefalo era morto, quindi ho aspettato altro tempo per vedere se riuscivo a pescare un altro, ma non ce l'ho fatta. Dopo un po' mi sono deciso e l'ho sfilettato, dato che tanto ormai comunque era morto, e l'ho innescato a tranci, ma niente. Dopo sono riuscito a riprendere altri paio di cefali, ho innescato uno abbastanza grande, però nel lanciarlo la seconda volta, perché avevo incagliato il piombo e strappato il piombo a perdere, nel lanciarlo un piccolo incidente, ho lanciato praticamente il pesce, mentre lo lanciavo si è mosso, si è attaccato, si è piantato un amo in un dito, succede, e il pesce si è praticamente strappato dal finale e è andato, l'ha mangiato un gabbiano, vabbè, poco male. A spinning ho provato, ho avuto 3 attacchi a vuoto e uno a segno, sera discreto, sarà stato un chilo e mezzo, ma dopo poco, 6-7 salti ha fatto e si è sganciato. Vabbè, sarà per la prossima. Vi saluto tutti, ciao ciao.